Buonasera, ben ritrovati ai telespettatori con il terzo appuntamento dell'appello del candidato. Questa sera con noi in studio ospiti tutti i candidati al proporzionale al Senato, che vado subito a presentarvi. Alla mia sinistra Fabio Stella dei 5 Stelle, scusi la stonanza ma ci sta, assessore comunale di Chieti alla Sanità, e poi Vincenzo D'Incecco, capolista della Lega, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Alfredo Chiantini di Azione e Italia Viva, consigliere comunale di Avezzano, e infine Pierluigi Iannarelli, capolista dei Verdi e Sinistra Italiana, segretario del circolo di Sinistra Italiana all'Aquila. Benvenuti, bentrovati. Senza soffermarci su quello che sta accadendo, insomma, nel contesto regionale, naturalmente lo sappiamo, arrivano i politici, arrivano i big, ma noi questa sera non parleremo di questo, ci vogliamo concentrare invece su quelli che sono i temi portanti dei vostri programmi e cercheremo di farlo anche diversificando da quelle che sono state le puntate precedenti. Allora, inizierei il giro dalla mia sinistra, Fabio Stella, l'assessore alla sanità di Chieti, e visto che si parla di sanità, diciamo che siamo in tema perché iniziamo parlando proprio di questo argomento. I problemi della nostra sanità abruzzese sono vari, ma direi che in capo a tutti metterei sicuramente le lunghe file di attesa per gli esami diagnostici e poi quelli che sono i problemi legati all'affollamento ai pronto soccorso. Quali sono le soluzioni che voi prevedete nel vostro programma? Buonasera. Innanzitutto buonasera e vi ringrazio per l'invito. Sappiamo benissimo quali sono questi problemi, pronto soccorsi con delle file lunghissime, però dobbiamo dire che per esempio sui pronto soccorsi la metà degli accessi sono codici bianchi. Come risolvere il problema? Bisogna potenziare la medicina territoriale, quella diffusa sul territorio. Ci sono già delle risorse stanziate dal PNRR che sono già state messe in campo dalla Regione, però bisogna potenziare e dare delle soluzioni concrete. Cioè, potenziare la medicina territoriale significa evitare che i codici bianchi, quindi quelle che non sono reali emergenze, non vadano a pronto soccorso, ma vengano in qualche modo lavorate dalla medicina territoriale, cioè i distretti sanitari oppure le case della salute. Oltre alla medicina territoriale, voi puntate anche a rafforzare il ruolo degli ospedali Degli delle ospedali, aree interne? sì, delle aree interne, perché gli ospedali delle aree interne negli ultimi anni sono stati depotenziati completamente. Mi riferisco in particolare, faccio due esempi: Guardia Grele e Penne sono ospedali che sono stati depotenziati e c'è bisogno di dare di nuovo a questi centri un ruolo che tra l'altro è riconosciuto dalla popolazione. E io faccio questo appello al potenziamento della medicina territoriale perché a Chieti, per esempio, la ASL ha chiuso il distretto sanitario da 3 anni e tutte quelle persone, soprattutto anziani, che andavano alla ASL, adesso vanno a pronto soccorso per risolvere i propri problemi. Quindi bisogna tornare anche a vedere queste cose e a organizzarsi meglio sul territorio. Diciamo che ci sono delle divergenze e delle convergenze nei programmi dei vari schieramenti riguardo all'argomento sanità. D'Incecco, quali sono secondo lei, insomma, a suo avviso, quelle che sono le convergenze con gli altri programmi, ma quali sono i vostri punti forti del vostro programma elettorale Intanto sulla sanità? buonasera ai telespettatori e grazie per l'invito. Ma partiamo da una considerazione chiara, lineare, che è un problema non solo del sistema Abruzzo ma del sistema Italia. In Italia mancano 5.000 medici, questo è un dato chiaro, netto, e tutto ciò parte da un grande problema. Intanto noi riteniamo che il numero chiuso nelle facoltà di medicina debba essere eliminato. Non possiamo operare con questa carenza di medici e soprattutto avere i problemi che ci sono nei pronto soccorsi italiani per la carenza di medici. Sappiamo che i medici oggi hanno una grande facoltà di scelta e purtroppo il pronto soccorso non è la destinazione preferita dai medici. Noi dobbiamo per forza di cose aumentare la presenza di medici all'interno del sistema sanitario. Dobbiamo immaginare di superare il DM70, quindi tutto quello che ha creato, che è stato creato in seguito al decreto Lorenzin. Non si può costruire una sanità a misura d'uomo se si fanno solo ed esclusivamente meri calcoli sui posti letto. Ci sono ospedali che hanno necessità molto elevate, magari zone con meno necessità. Dobbiamo rivedere la programmazione sanitaria. Noi abbiamo scritto una rete ospedaliera in Regione Abruzzo,
l'abbiamo approvata in giunta, la approveremo in consiglio regionale. Abbiamo messo al primo punto il potenziamento di quelli che sono gli ospedali di periferia. Penso a Penne, è stato citato l'ospedale di Penne. Per noi l'ospedale di Penne era e resta un ospedale di base, quindi con tutta una serie di servizi annessi. Non possiamo immaginare che la sanità si costruisca sulla pelle dei cittadini delle aree periferiche, e chiaramente la connessione tra il governo nazionale e il governo regionale non può non tenere conto di questi aspetti. Quindi io credo che uno dei primi impegni della Lega al governo di questa nazione sia quello di rivedere i criteri di accesso, ma soprattutto anche la questione dei numeri rispetto ai quali si costruiscono le reti ospedaliere. Una sanità a misura d'uomo ha bisogno di maggiori spese, di una razionalizzazione delle spese attuali, ma di maggiori spese sul numero dei posti letto. Chiantini, voi, abbiamo detto prima, insomma, divergenze e convergenze tra i vari programmi politici sulla sanità. Voi come la vedete invece? Voi di Italia Viva e Azione come la vedete? Beh, intanto grazie dell'invito e buonasera ai telespettatori. Intanto mi permetta di fare una precisazione. L'Abruzzo esce fuori da decenni di conflittualità dentro il tema sanità. E per diversi anni siamo stati indicati dal governo nazionale fra le 5 regioni canaglia sul tema sanità, e questo indice ha fatto sì che negli anni fossero fatti dei tagli lineari che hanno portato alla penalizzazione che i colleghi legittimamente dicono, perché bisogna dire le cose come stanno. Noi abbiamo una sanità deficitaria perché, se guardiamo la parte storica di come è stata gestita questa sanità nella nostra regione, ci accorgiamo che abbiamo speso molti soldi e male. Allora, intanto la prima cosa che Azione dice, che questo terzo polo dice, è: cerchiamo un riequilibrio nazionale, cioè dobbiamo dare una funzione al governo nazionale di valutare gli standard regionali, come le regioni vogliono spendere i soldi. E questo è un tema fondamentale per il diritto del malato, per il diritto del cittadino. Dopodiché portiamo un riequilibrio su tutto il territorio, uscendo da criteri ottocenteschi che questa regione si porta avanti ormai da centinaia di anni, dall'Ottocento appunto. Perché noi abbiamo ormai un'area metropolitana che è quella di Pescara-Chieti, che ha un bacino di utenza larghissimo, dove ci sono due ospedali molto grandi, e abbiamo una serie di piccoli ospedali, vedi Penne, ma penso anche all'ospedale di Tagliacozzo, penso anche al Chietino intorno a Lanciano e Vasto, dove quei cittadini hanno bisogno di un diritto alla sanità e dove vanno tutelati con un programma che ridistribuisca in maniera intelligente le poche forze, le tante economie che vorremmo spendere per questa sanità, ma che non ci riusciamo perché la giacca è corta, o meglio la coperta è corta, tiriamo da un lato e esce dall'altro. Quindi un riequilibrio delle spese, la prima cosa, un programma che non veda a domani ma che veda a 20 anni, e molta pazienza da parte dei pazienti, e qui c'è il gioco di parole che ci sta bene, per cercare di ricostruire una sanità che negli anni ha fatto tagli lineari per non essere più commissariata, come purtroppo lo siamo stati. Iannarelli, voi dei Verdi e Sinistra Italiana avete costituito questo un'intesa, una sorta di intesa elettorale, insomma, con il PD, perché condividete comunque le ragioni su alcuni argomenti che sono la giustizia ambientale e sociale. Le condividete, ma anche le considerate prioritarie. Ecco, invece, parlando di sanità, voi avete proposto una farmacia dei servizi. Sì. In che consisterebbe? Praticamente, innanzitutto ringrazio per l'invito e saluto i telespettatori e le telespettatrici. Vorrei fare prima una parentesi e dire praticamente che quello che hanno detto i miei colleghi qui sulle proposte che intendono fare sono... vorrei ricordare loro che comunque hanno governato a livello nazionale, mi riferisco innanzitutto alla Lega e 5 Stelle, ma anche a livello regionale, e parlo con il collega della Lega che invece l'amministrazione di centrodestra ha completamente distrutto la sanità regionale. Si è perso proprio il diritto alla salute e la rete dell'emergenza e delle urgenze è stata di fatto smantellata. Quindi, diciamo che adesso in campagna elettorale si cerca di fare, di fare queste proposte che però nei fatti durante le azioni di governo non sono state applicate. E noi appunto, come diceva lei, invece siamo per una sanità di prossimità
e quindi le farmacie qui del territorio, nel senso avere a disposizione dei luoghi dove i cittadini possono recarsi per ottenere quelle soluzioni che invece non trovano in maniera immediata negli ospedali, proprio per la lunghezza delle file e delle prenotazioni che vanno addirittura fino a 8 mesi. E molto spesso anche i malati, addirittura quelli oncologici, sono costretti ad andare fuori regione per farsi curare. Quindi quello che proponiamo noi è una medicina di prossimità, territoriale, un aumento, l'assunzione di nuovi medici di base, perché comunque sono andati in pensione in questi anni molti medici, e quindi cercare di avvicinare la sanità al territorio e direttamente ai cittadini. Quindi sul potenziamento dell'organico siamo tutti d'accordo, inevitabilmente. Direi di sì. E invece la Lega proponeva anche, mi pare di ricordare, un nuovo piano pandemico e una revisione anche del piano oncologico a livello di sanità. Innanzitutto, diciamo che a livello regionale, chiaramente non solo dall'Abruzzo, ma tutta l'Italia in questi 2 anni in qualche modo ha affrontato una situazione che non era nelle previsioni, e quindi questo probabilmente ha distolto il sistema Italia in generale da quella che è la programmazione di nuove politiche sanitarie. È evidente che quello che è accaduto in questi 2 anni ha cambiato un po' anche l'atteggiamento e l'approccio della politica nei confronti di quello che è il sistema sanitario. Anche i costi che abbiamo sostenuto indubbiamente hanno modificato e hanno cambiato questo atteggiamento. La questione ad esempio di pronto soccorso, chiaramente oggi con quello che sta accadendo, che è accaduto negli ultimi mesi, anche gli accessi ai pronto soccorso sono condizionati a tutte quelle che sono le norme relative al Covid. Quindi quello che è stato un processo in questi anni, quella che è una difficoltà del pronto soccorso di accedere a tutta quella marea di codici bianchi e codici verdi che in qualche modo dovrebbero essere affrontati fuori dal sistema di pronto soccorso, chiaramente è stata condizionata da tutta una serie di norme legate al Covid che ha amplificato il problema degli accessi. È chiaro che poi ci sono ospedali che di fronte a questo soffrono molto, e pensiamo ai grandi ospedali, quindi penso a Chieti, penso a Pescara, e quindi queste cose hanno in qualche modo amplificato il problema dell'accesso ai pronto soccorsi. È chiaro che noi, alla luce e sulla scorta di quello che è accaduto in questi 2 anni, dobbiamo immaginare, sperando che non accada più, che però purtroppo nei prossimi anni qualcosa del genere potrebbe per certi versi riproporsi, e quindi studiare, essere pronti sulla scorta di quello che è accaduto a non dover rivivere quello che abbiamo visto in questi ultimi 2 anni, con una sanità che sia pronta ad affrontare situazioni di questo tipo. Quindi quando parliamo di nuovo piano pandemico parliamo di essere pronti ad affrontare situazioni di questo tipo in un mondo globalizzato in cui le persone si trovano in un attimo da un paese all'altro. È evidente che questo tipo e questo genere di pandemie possono espandersi in maniera molto rapida. Siamo consapevoli invece che la sanità rispetto al personale, quindi alla qualità della sanità e delle professionalità del sistema Italia è molto elevata. Dobbiamo sicuramente uscire fuori da una serie di costrizioni che hanno in qualche modo anche costretto le regioni a non muoversi su alcuni aspetti. Ogni regione ha delle peculiarità, probabilmente il decreto Lorenzin, che poi è il frutto del lavoro del precedente governo di centrosinistra, ha in qualche modo messo le regioni allo stretto e soprattutto non dà la possibilità alle regioni di muoversi secondo quelle che sono le proprie peculiarità. Anche da questo punto di vista un'autonomia differenziata può servire a migliorare il sistema della sanità. Ho iniziato il secondo giro dalla Lega perché naturalmente loro hanno avuto un assessore alla sanità, la Nicoletta Veri della Lega, e quindi, come dire, rispondendo a Iannarelli che aveva fatto una sorta di tirata di orecchie, se ci sono repliche ben vengano, altrimenti passiamo a un altro argomento. A voi la parola, se non ci sono repliche. Sì, vorrei aggiungere una cosa. È vero che il decreto Lorenzin crea alcune difficoltà. Però c'è anche da dire che la fase attuativa c'è qui in regione. Allora, se viene chiuso un distretto sanitario a Chieti Scalo, dove c'è un bacino di utenza di 30.000 persone, di cui molti anziani, si chiude il distretto sanitario senza avere un piano B, cioè averne uno pronto, chiave in mano, stiamo parlando di 3 anni, non è soltanto un problema di norme, ma anche un problema di attuazione, cioè manageriale e di attuazione in regione, per cui c'è
diciamo, c'è stata una leggerezza, ma anche un'incapacità di dare delle risposte ai cittadini, aggravata dalla pandemia, perché la pandemia, è vero, ha fatto emergere quelle che sono le lacune della sanità, quelle che sono le criticità, ma criticità che sono state create dalla politica in tutti questi anni, sia su base regionale che nazionale. E questo è evidente a tutti, come per esempio le lunghe file sulle visite diagnostiche che ci sono, parlo di TAC e cose del genere, esistono perché non c'è un'alternativa territoriale, ma questa alternativa territoriale non è che viene in qualche modo impedita, ostacolata dalle norme nazionali, è l'attuazione sul territorio che la ASL e la Regione deve mettere in campo e che non fa. E questo è evidente sotto gli occhi di tutti. Chiudiamo il discorso sanità, io direi invece di parlare anche di quelle che sono le politiche sociali, perché a febbraio la Regione Abruzzo ha approvato un piano sociale regionale per il benessere diffuso in Abruzzo, un coprogramma per interpretare i cambiamenti sociali, ci sono una serie di punti attuativi, ma soprattutto ci sono punti che si riferiscono proprio al favorire forme di coordinamento del sistema dei servizi e delle politiche sociali, sociosanitarie e quant'altro. Voi dei 5 Stelle sulle politiche sociali come siamo messi? Cosa proponete in questa campagna elettorale? Il vostro programma cosa focalizza? Beh, ci sono politiche sociali nazionali e anche locali. Diciamo che la fase di attuazione proprio viene fatta dalle regioni a livello generale e dai comuni. Però comunque noi sulle politiche sociali abbiamo, già lo sappiamo, il reddito di cittadinanza, perché che conosciamo tutti quanti, che a livello sociale ha tenuto praticamente in vita, cioè ha dato dei sostentamenti a milioni di persone che non sapevano come andare avanti, soprattutto durante la pandemia. Ma ci sono anche altre proposte che facciamo, cioè quel sostentamento a quelle forme di assistenza sociale, ammortizzatori sociali. Sì, di assistenza sociale che sono diciamo nell'ombra. Faccio un esempio pratico. Ci sono tante situazioni di tante famiglie in cui ci sono dei disabili, ci sono degli anziani che vengono in qualche modo curati e assistiti da familiari. Questi familiari fanno dei grossi sacrifici, molte volte personali, anche rinunciando al lavoro, e sono persone che lasciate sole, che non hanno vicino le istituzioni. Allora, queste forme di difficoltà che ormai sono conosciute, le istituzioni, quindi a partire dal nazionale, mettendo dei fondi, le regioni e i comuni che attuano le politiche sociali, devono essere vicine a queste persone sia a livello materiale, cioè con sostentamento economico, ma anche con una rete di assistenti sociali che li può sostenere. E questo si può fare soltanto mettendo molte risorse e dando gli strumenti necessari alle istituzioni regionali e comunali. Poi dei 5 Stelle avete anche posto l'accento spesso sulle politiche abitative. Sì, sulle politiche abitative noi crediamo che si debba fare una politica di recupero degli immobili che già ci sono, per fare un piano case per chi ne ha più bisogno, per i bassi redditi, però non facendo nuove abitazioni, ma recuperando quelle che già sono esistenti. E oltre questo anche cercare di agevolare la possibilità di accesso ai mutui alle giovani coppie, perché le politiche della casa sono le politiche necessarie per poter costituire una famiglia, ma anche per poter avere una società più equa e a misura di persona. La posizione della Lega sul reddito di cittadinanza la sappiamo, sappiamo anche cosa pensate del salario minimo, però se vuole sintetizzarlo io le do il tempo necessario. Vorrei però che ci soffermassimo anche su un discorso un po' più a largo raggio che non abbiamo fatto nelle precedenti puntate, Lega e politiche ecosociali, come la mettiamo? Sì, dunque mi lasci dire, giusto fare una battuta rispetto a quanto ascoltato fino ad ora, per ricordare ai telespettatori che il Ministro della Salute, il Vice Ministro della Salute negli ultimi 2 anni, insomma, si chiamano Roberto
Speranza e per Paolo Sileri, quindi vengono non certo dal centrodestra ma dal centrosinistra del Movimento 5 Stelle, quindi ascoltare, come dire, ipotesi di o rimbrotti da parte di chi ha gestito la sanità negli ultimi anni credo che sia alquanto ironico. Ma detto questo, torniamo al tema, al tema sul quale lei mi ha chiesto di intervenire. È evidente che noi non siamo contrari al reddito di cittadinanza to cure, siamo contrari al fatto che ci possa essere una forma di sostentamento senza controllo, ma soprattutto senza una capacità di favorire un ingresso nel mercato del lavoro da parte delle persone che poi usufruiscono del reddito di cittadinanza. Fin quando il reddito di cittadinanza sarà considerato come uno strumento che come un sostentamento che ti arriva a casa stando comodamente seduto sopra la poltrona o il divano di casa, anche per un ragazzo di 25, di 20 o 23 anni, non avrà il significato per cui è nato, per quale sarebbe dovuto funzionare. Cioè il reddito di cittadinanza deve servire ad aiutare le persone che perdono il posto di lavoro, a sostenere quelle persone che non sono nelle condizioni di avere un lavoro, ma non può essere una palla al piede, ad esempio, e costringere o comunque mettere nelle condizioni giovani cittadini italiani che sono nelle condizioni di lavorare, farli vivere in una condizione di serenità perché magari non sono abituati o non vogliono cercare il posto di lavoro perché ogni mese gli arriva sulla carta, sul conto, un bonifico. Non è questo l'oggetto del pensiero o di come doveva essere costruito il reddito di cittadinanza. È fallito in questa dinamica, noi lo dobbiamo rivisitare, noi dobbiamo rivedere i principi di attuazione, e deve servire, deve avere un effetto sociale, non un effetto di puro assistenzialismo. E poi credo che al centro del dibattito nel tema delle politiche sociali ci debba essere la famiglia. Ci sono famiglie che hanno difficoltà a tirare avanti anche rispetto al costo del caro bollette. Oggi dobbiamo ricostruire un sistema fiscale che parta dalla flat tax anche per le famiglie e magari prenda spunto dal fatto di poter costituire una piena detraibilità delle spese familiari rispetto a tutti i costi che si sostengono in famiglia e rispetto ai figli. Questa è una politica fiscale e sociale che si deve coniugare per dare alle famiglie la possibilità di riprendere a vivere con una certa serenità. È chiaro che a queste misure poi vanno aggiunte tutta un'altra serie di attività e di vicinanze rispetto al mondo del terzo settore che tanto fa in questo bellissimo paese. E per ultimo ricordo ai telespettatori che la Lega è il partito che ha preteso un ministero per le disabilità, quindi questo la dice lunga su quanto noi siamo attenti a questo tema. Gentini, voi con le politiche sociali avete un'idea, anche sulla linea di dettata insomma da Calenda, avete un'idea piuttosto chiara, si parla anche di terzo settore, gli ammortizzatori sociali e quant'altro. Ma innanzitutto sono due binari che corrono paralleli, perché il tema sociale non può che non accompagnarsi col tema del lavoro. Se, infatti tra poco parleremo anche di questo, se, è la domanda che farò al prossimo se molti dei nostri ascoltatori hanno avuto la possibilità di andare in vacanza lungo la Riviera Abruzzese, avranno sentito i gestori dei balneari avere molta difficoltà, anche i ristoratori, a trovare persone che potessero fare il lavoro base, che è quello di cameriere, per iniziare una persona a introdursi nel mondo del lavoro. Questo perché? Perché abbiamo costruito un sistema sociale che deve essere necessariamente aggiustato, un sistema sociale che ha bisogno di tanta dignità, perché è giusto che tutti i lavoratori abbiano un salario minimo, e questo noi del Terzo Polo vogliamo portarlo avanti, ma d'altro canto è anche necessario che non ci si possa nascondere dentro un reddito di cittadinanza che favorisce le persone che non vogliono realmente impegnarsi in temi lavorativi. Basta girare le spiagge abruzzesi per parlare con un gestore balneare e vi dirà: ho avuto difficoltà ad assumere delle persone che volessero fare camerieri, perché molti mi dicevano: al nero sì, perché ho il reddito di cittadinanza, ma assunto no. E questo è un problema. Ora, che si voglia essere, senza ideologizzare questo reddito di cittadinanza, si voglia essere a favore o contro, è necessario portare un aggiustamento, e questo è un tema che sviluppa tutto il rapporto sociale nella dinamica del lavoro. Poi c'è il tema dell'assistenza agli emarginati, agli ultimi, non solo ai giovani, ma penso anche agli anziani. Noi di Azione vogliamo inserire un dipartimento nel nostro governo che si occupi della tutela degli anziani, e parallelamente lavorare sul terzo settore, che è
quel cuscinetto fra le grandi infrastrutture dello Stato e le piccole infrastrutture amministrative che sono i comuni, quel cuscinetto che permette a molte persone di avere una vita dignitosa appoggiandosi all'aiuto di volontari. Questi sono due binari paralleli che hanno la necessità di essere sviluppati se vogliamo costruire un paese dove tutte le persone abbiano la stessa dignità, le opportunità e poi se le creino rispetto al merito. Iannarelli, Sinistra Italiana e Verdi in questa fase, in questo, soprattutto in questo ambito, cioè parliamo di politiche sociali, terzo settore, insomma il welfare, avete una vicinanza anche voi con il centro-sinistra sostanzialmente, ma per questa campagna elettorale in particolare, tenendo conto che gli sgravi fiscali sono serviti, ci sono ancora, cosa proponete? Mi permetto innanzitutto di rispondere al collega e amico Alfredo. Praticamente negli stabilimenti balneari, però, quando un cameriere va a chiedere lavoro, molto spesso viene offerto un salario al di sotto della decenza. È per questo che molto spesso vengono rifiutate queste proposte di lavoro, perché se il salario fosse almeno, come ne proponiamo noi, di almeno 10 euro l'ora, e quindi non al di sotto che si parlerebbe di sfruttamento, con l'inclusione delle ferie, con l'inclusione dei permessi, con tutte le, no? Tutto quello che ruota intorno a un rapporto di lavoro, allora vedrai che insomma, prima di rifiutare un posto di lavoro, un ragazzo, una ragazza, insomma, ci penserebbero due volte. E non credo che molti preferiscano stare seduti al divano e prendere il reddito di cittadinanza, quando invece potrebbero guadagnare di più. Solo questo. Per quanto riguarda invece l'aspetto sociale, noi vogliamo restituire dignità ai cittadini, ma con molto poco. Basterebbe fare delle piccole opere innanzitutto di manutenzione delle città, anche attraverso per esempio la piantumazione degli alberi, cercare di dare decoro e dignità appunto in alcuni luoghi, ma anche soprattutto nelle periferie. In ogni periferia creare un luogo di incontro, una piazza che possa dare identità a coloro i quali la vivono quotidianamente. Deve essere promossa la mobilità sostenibile, quella elettrica, quella ibrida, sia nel settore pubblico sia nel settore privato. Poi per quanto riguarda invece l'aspetto più prettamente sociale, l'aiuto delle famiglie. Il problema sono le famiglie che non riescono più ad andare avanti. Esatto. Noi proponiamo appunto delle soluzioni, come per esempio l'aumento del un tetto del salario minimo garantito almeno da 10 euro che possa dare forza alle famiglie, alle famigliere, alle lavoratrici, perché non è sufficiente essere soltanto lavoratore se poi si guadagna quel poco che non riesce neanche a pagare l'affitto o a pagare il mutuo. Invece un aiuto che noi nel nostro programma abbiamo ben evidenziato è soprattutto a quelle famiglie con disabili al loro interno. Per esempio sulla questione del durante e dopo di noi esiste una legge nazionale, però abbiamo visto, e tutti quanti lo possono testimoniare, che la Regione non ha dato mai attuazione a quella legge delega. Non sono stati creati quei luoghi di incontro dove la persona disabile, la persona autistica possa esprimere le sue potenzialità anche a livello lavorativo, perché poi ci sono lo spettro autistico è molto vario, quindi ci sono delle persone che poi ad alto funzionamento che possono dare un contributo importante alla società. Allora non bisogna creare dei ghetti dove vengono messe le persone e abbandonate a loro stessi, ma creare un indotto. Faccio un esempio, dare la possibilità a questi ragazzi e a queste ragazze magari di gestire, che ne so, dei campi sportivi, aiutare nella gestione della manutenzione, nelle prenotazioni dei campi, e creare appunto un indotto che possa permettere loro di lavorare, quindi anche di guadagnare qualche cosa e comunque di integrarsi con la società. Insomma, Iannarelli parla di un salario minimo sostanzialmente, un'attenzione particolare ai disabili per aiutare insomma il settore del lavoro, però entriamo de facto a parlare proprio di questo. Le politiche del lavoro saranno un altro cavallo di battaglia, sono state un cavallo di battaglia anche per il Movimento 5 Stelle, ricordiamolo, abbiamo già detto, il salario minimo e il reddito di cittadinanza, però le altre politiche sicuramente le state valutando. Allora, il salario minimo e il reddito di cittadinanza vanno di pari passo.
Voglio però ricordare una cosa, perché prima si è parlato ampiamente di reddito di cittadinanza, non io. E cosa vi chiedono nelle piazze sostanzialmente? No, volevo dare un po' di numeri, perché alcune volte bisogna parlare con i numeri. La città di Chieti ha più o meno 1.100 redditi di cittadinanza, di cui quasi 300 sono stati impiegati con i PUC, i progetti che mettono in campo i comuni, quasi 300. Dobbiamo tenere presente che 2/3 dei percettori di reddito di cittadinanza non sono idonei al lavoro. Per cui, quando noi abbiamo fatto questi PUC... Specifichiamo anche che intendiamo non idonei al lavoro. Non idonei vuol dire che non possono svolgere un'attività lavorativa, cioè loro non potrebbero comunque lavorare in qualche modo. Quindi, avendo fatto questi PUC, nessuno, cioè veramente una grande percentuale, vuole fare questi progetti, sono stati utilizzati nei comuni e non sono persone sedute alla poltrona come si vuole far credere. E questa è la prima cosa. Secondo aspetto... Cioè in pratica sono persone fragili? Questo. No, quelli che fanno i PUC, questi progetti, sono persone che lavorano, che svolgono attività, li abbiamo utilizzati per controllare i Green Pass, per far attraversare i bambini che vanno a scuola. Cioè nessuno rifiuta, anzi c'è una grande volontà di collaborare, quindi non sono seduti alla poltrona. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che c'è il tema del salario minimo, perché se l'offerta di lavoro è di un salario minimo, cioè di un salario bassissimo, noi abbiamo tanti lavoratori che sono poveri. In una società moderna non si può accettare che ci sono dei lavoratori sotto la soglia della povertà. Quindi il salario minimo deve essere in qualche modo votata. Cioè deve essere una legge nazionale per garantire la dignità del salario a tutti i lavoratori. Affiancato a questo comunque ci sono anche delle tutele che devono essere in qualche modo elaborate e studiate, non solo per i lavoratori dipendenti ma anche per gli autonomi, perché c'è tutto il mondo delle partite IVA, dei liberi professionisti, che non hanno quegli ammortizzatori sociali che hanno i pubblici dipendenti oppure quelli che lavorano dipendenti di grandi aziende. Quindi anche questo è un altro tema che bisogna affrontare, e in Italia siamo molto indietro. Durante la pandemia io lavoravo come capo segreteria del sottosegretario dei beni culturali e mi sono occupato di tutto quel mondo della cultura, di liberi professionisti che lavoravano saltuariamente, che durante la pandemia non hanno potuto più svolgere l'attività di lavoro. Mi sono reso conto, toccato con mano, che non c'era un ammortizzatore sociale per tutti gli attori, per tutti quelli che lavorano, tutte le maestranze, a partire dai parrucchieri alle sale regia, nessuno. Quindi c'è tutto questo mondo non conosciuto che ha bisogno di ammortizzatori sociali, e noi proponiamo quindi di estendere tutti questi ammortizzatori sociali per tutte le categorie di lavoratori. Vincenzo, dignità del salario per tutti, dicono dai 5 Stelle, voi della Lega, per quanto riguarda le politiche sociali, per quanto riguarda le politiche del lavoro, l'occupazione, che è un argomento che è inutile dirlo, tiene banco in questo momento in tutti i nostri telegiornali, perché le famiglie faticano, il costo della vita è quello che è, e quindi i vostri elettori da voi si aspettano molto. Intanto dovremmo capire chi in Italia crea lavoro, perché se non partiamo da questo presupposto non riusciamo a inquadrare bene il tema. C'è il pubblico impiego e c'è l'impiego privato. In questo momento noi corriamo il rischio nei prossimi mesi di avere un forte calo degli occupati in questo paese a causa dell'elevato costo dell'energia. Le aziende private, le grandi, le medie e piccole aziende private, oltre alle famiglie, avranno da affrontare mesi complicati. Se non si fa un'operazione seria per riportare a un prezzo normale l'energia, noi rischieremo comunque di trovarci di fronte a una grande marea di disoccupati. Se non partiamo da questo presupposto, non possiamo scrivere una pagina che guardi al futuro con una certa serenità. Primo tema è cercare di abbassare i costi per coloro che producono lavoro e ricchezza, quindi piccole e medie imprese. La flat tax va ampliata da 65.000 euro a 100.000 euro. Questo darà la possibilità a tanti piccoli e medi imprenditori di avere, qualcosa in più in tasca per poter spendere qualcosa in più.
È evidente che il costo del lavoro, il lavoro dipendente deve essere come dire, deve avere un salario dignitoso, su questo non c'è dubbio. Ma non possiamo prescindere dal fatto che in questo paese ci sono i privati che creano lavoro, e se non avviamo con le piccole e medie imprese un ragionamento serio sul costo del lavoro e sulla fiscalità, noi non potremo guardare al futuro con una certa serenità. Aggiungo che dobbiamo immaginare anche una defiscalizzazione per il sistema famiglia. Probabilmente anche questo potrà aiutare, e da noi è previsto nel nostro programma in una seconda fase, oltre alla flat tax da 65.000 a 100.000 euro, anche un sistema di tassazione e di detraibilità per le spese familiari per quelle che sono le famiglie con più figli. Quindi una sorta di fattore famiglia che possa in qualche modo dare una mano alle famiglie che hanno difficoltà rispetto anche al numero di figli. Se non si guarda questo sistema tout court, noi non riusciremo a affrontare il tema del lavoro, a creare e a salvaguardare quello che esiste, perché non si può immaginare di costruire una salvaguardia del sistema del lavoro solo con gli ammortizzatori sociali, che sono un pezzo importante, ma dobbiamo mettere nelle condizioni coloro che creano lavoro di crearlo e di mantenerlo. Senza ciò noi affronteremo con grandi difficoltà i prossimi mesi. Cantini, Azione Italia Viva, delle anime che si sono messe insieme, anime che però insomma devono intercettare voti anche da quelle che sono le risacche di indecisi, perché lo ricordiamo, anche i sondaggi ci parlano di grande indecisione e di una fetta di elettorato che dice di non voler andare al voto, poi vedremo come andrà a finire realmente. Però nel frattempo è innegabile che questa trasmissione televisiva è come fosse una piazza virtuale. Io mi metto dalla parte dei cittadini che vengono a ascoltarvi i comizi e vi chiedo: per il lavoro cosa fate? Cosa farete? Allora, intanto la prima cosa, mi permetta di rispondere ai colleghi precisando velocemente il nostro punto di vista. Noi non siamo contro il reddito di cittadinanza, ma diciamo alla prima proposta di lavoro, se non accetti, il reddito di cittadinanza ti viene tolto. E diciamo anche, dopo 2 anni il tuo reddito di cittadinanza ti viene ridotto. Questa è la nostra logica sul reddito di cittadinanza. Contestualmente noi siamo per un salario minimo, e lo abbiamo anche scritto come lo vogliamo e come lo pensiamo, un salario minimo che possa dare dignità a tutti e che possa far emergere tutto quel nero che oggi tanto c'è in Italia. E questo è il tema sulla risposta ai miei colleghi, per precisare. Sul tema del lavoro, oltre a queste cose, noi dobbiamo pensare a chi fa produttività e quindi necessariamente snellire la burocrazia di questo paese dal punto di vista del lavoro e non solo, riqualificare le imprese e sostenere gli imprenditori che vogliono riqualificare le loro imprese e il personale che lavora nelle loro imprese, defiscalizzare le partite IVA, dare più spazio, più margini economici per poter investire, perché soltanto così creiamo economia e diamo dignità a tutte quelle persone che si affidano al lavoro per costruire una famiglia, come è giusto che sia. Nell'area progressista ci sono tante anime, ci sono tante idee, però sicuramente c'è univocità in quelle che devono essere le soluzioni per poter sostenere e aiutare le politiche del lavoro. Siamo qua, allora vi diamo voce e la possibilità anche di rendercene partecipi. Assolutamente. Diciamo innanzitutto che la Costituzione lo dice, quindi l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, quindi bisogna dare dignità al lavoro, ai lavoratori, e permettere loro di vivere una vita dignitosa per sé e per le loro famiglie. E quello che proponiamo noi innanzitutto è l'abolizione del Job Act di renziana memoria. E su questo devo dire che negli ultimi giorni anche dei telespettatori che... Sì, magari nel senso, sono giovani, non si ricordano cos'è il Job Act. Job Act è praticamente la precarizzazione del lavoro, e noi invece noi vogliamo mettere al centro di nuovo il contratto a tempo indeterminato, e devo dire che in questi ultimi giorni anche il Partito Democratico, con alcune dichiarazioni del segretario Letta, vanno in quella direzione, anche perché nell'accordo che abbiamo sottoscritto con il Partito Democratico c'è nero su bianco scritto che l'abolizione del Job Act è uno dei punti programmatici. Oltre a questo, noi al salario minimo garantito di 10 euro l'ora proponiamo anche la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, quindi ridurre l'orario di lavoro, stesso salario, quindi lavorare di meno ma lavorare di più persone, lavorare tutti ma lavorare di meno. Come si trovano queste le somme necessarie per fare questi interventi?
non come ha detto il collega della Lega, che è la seconda volta già che nomina la flat tax, perché la flat tax, tra l'altro, l'articolo 53 della Costituzione dice che chiunque è chiamato a partecipare alla spesa pubblica in ragione delle sue capacità, quindi il sistema progressivo. La flat tax, lo dice la parola stessa, è una tassa piatta e pertanto incostituzionale. Cioè non ci sono, capisco che si sono prefissati anche di stravolgere la Costituzione, presidenzialismo, autonomia differenziata, però la Costituzione c'è, è una delle più belle che ci invidiano, quindi andrebbe tutelata. Come trovare queste somme? Attraverso, innanzitutto, nell'immediato, attraverso la detassazione, attraverso la tassazione al 100% degli extra profitti delle società energetiche, 50 miliardi di euro. Che cosa sono gli extra profitti? Non sono i profitti che fanno le imprese e che giustamente lo fanno perché creano lavoro e devono avere anche un margine di guadagno, perché gli extra profitti sono dati dalla speculazione e sono stati pagati alle spalle delle famiglie, delle piccole e delle medie imprese. Noi proponiamo la restituzione alle famiglie, alle piccole e medie imprese di queste somme di denaro che ammontano a 50 miliardi di euro. Questa vorrebbe essere una soluzione immediata che potrebbe essere, insomma, si può fare facendo una norma fatta bene, perché è stata già fatta in Parlamento una cosa del genere per la detassazione del 25%, però evidentemente c'è qualche cavillo che non è andato a genio a queste società, hanno fatto dei ricorsi e quindi un po' si è impantanata, però una norma fatta decentemente potrebbe portare ad incassare molti soldi da destinare alle famiglie e alle piccole imprese. Quindi per poter dare loro potere d'acquisto alle famiglie? Assolutamente sì. Voltiamo pagina? Tra qualche giorno riaprono le scuole in tutta Italia, sappiamo che con la legge dell'autonomia della scuola, insomma, ogni regione poi ha la propria autonomia, ogni scuola ha la propria autonomia, però insomma chi più chi meno, insomma, nell'arco dei prossimi 10 giorni riapriranno battenti le scuole. I problemi delle scuole in Abruzzo sono ancora bene o male irrisolti, qualcosa si è fatto in questi ultimi tempi, sto parlando per esempio dell'edilizia scolastica a Chieti, ci sono stati stanziamenti anche cospicui per ristrutturare le scuole teatine, però insomma guardando in tutta la regione quello che possiamo dire resta la piaga un po' di tutte le scuole, sicuramente sono le carenze infrastrutturali e poi c'è il problema del precariato. Voi dei 5 Stelle cosa proponete in questi due calderoni di problemi? Parlando di scuola, il problema delle scuole fatiscenti, di scuole che non sono adeguate sismicamente, è un problema noto, ci sono già molte risorse, pian piano i lavori vanno avanti, però le risorse non sono mai sufficienti, quindi comunque ci deve essere un piano per dare molte più risorse all'edilizia scolastica. Però voglio anche precisare una cosa, quando ci sono le risorse per gli enti pubblici, molte volte i lavori, gli appalti vanno a rilento perché c'è una carenza di personale nella pubblica amministrazione. Questa carenza di personale o questo precariato crea un imbuto nelle gare di appalto e quindi un imbuto anche nel mondo del lavoro e nell'impresa privata. Noi dobbiamo potenziare la pubblica amministrazione, perché chi fa l'amministratore locale come me sa benissimo che il personale della pubblica amministrazione, precario o insufficiente, non riesce, oltre alla famosa sburocratizzazione, ma non si può sburocratizzare fino all'infinito, non riesce proprio a procedere con le gare di appalto, quindi siamo in ritardo, l'abbiamo visto anche con la ricostruzione. E dico questo perché avere più pubblici dipendenti, ma anche più pubblici dipendenti della scuola, cioè tra personale amministrativo e docenti non precari, è un fatto positivo per tutta la società. Soprattutto con il governo Conte 2, una parte del precariato della scuola, soprattutto docente, è stato risolto, una parte, però dobbiamo fare molto di più. Perché una scuola di qualità deve avere delle buone scuole a livello infrastrutturale e un personale docente non precario, perché non è possibile che almeno il 15% dei docenti sono costretti ogni anno ad aspettare una chiamata, a cambiare scuola e quindi creando dei disagi sia personali ma anche agli studenti.
Io questo lo voglio dire, mi sono riagganciato anche al, diciamo, al potenziamento e al precariato nella pubblica amministrazione, perché prima stavamo parlando di lavoro, di imprese. Molte imprese sono in difficoltà perché la pubblica amministrazione non riesce nemmeno a utilizzare le risorse che ha, per questo motivo. E questo problema c'è in tutti gli ambiti, la scuola, i comuni, la sanità e quant'altro. Quindi meno burocrazia, chiedono i 5 Stelle, voi della Lega, per questo imbuto, diciamo così, da disgorgare che si crea proprio nelle gare d'appalto e il potenziamento della pubblica amministrazione, siete d'accordo o no? E poi soprattutto come traducete i problemi che ha la scuola a livello però regionale, perché insomma a livello nazionale si potrebbe dire tanto, noi però dobbiamo occuparci di politica regionale. Ma è chiaro che la politica regionale è connessa con la politica nazionale, quindi estrapolare il tema regionale rispetto al tema nazionale diventa complicato. Voglio dire, il Movimento 5 Stelle ha gestito la scuola con la pubblica amministrazione, ricordiamoci che noi paghiamo ancora i soldi per l'acquisto delle sedie dei banchi a rotelle del ministro Azzolina del Movimento 5 Stelle, quindi mi pare che prendere lezioni da come gestire la scuola del Movimento 5 Stelle credo che sia un po' complicato. Noi abbiamo un'idea molto chiara della scuola, innanzitutto mettere a sistema il tema ad esempio dell'abolizione della Fornero e quindi di quota 41 contestualmente col tema scolastico può significare anche da questo punto di vista favorire uno sblocco anche dell'ingresso da parte di chi attende di entrare nel mondo scolastico, e quindi questo non riguarda chiaramente solo la scuola ma riguarda tutto il sistema Italia. Poi c'è un altro tema, noi dobbiamo pensare al fatto che ad esempio il PNRR è stata sicuramente una risorsa per molti fondi, ma è altrettanto vero che l'impostazione europea sulla spesa di questi soldi spesso costringe le scuole a ricevere denari per fare cose per le quali magari il preside avrebbe o il dirigente scolastico avrebbe preferito spenderli in altre dinamiche. Io parlo spesso con dirigenti scolastici e vi assicuro che ricevono tanti soldi, ma spesso questi soldi sono costretti a spenderli in misure che loro non ritengono essere utili per il corretto funzionamento della scuola. Anche da questo punto di vista noi dovremmo, credo, come governo, il prossimo governo credo che dovrà interloquire con l'Europa anche su questo tema, perché dovremmo dare più spazio nella scelta della spesa ai dirigenti scolastici, perché loro sanno quello che in realtà insieme al Consiglio d'Istituto occorre nella scuola. E poi un tema fondamentale, la scuola si deve connettere meglio rispetto al mondo della necessità del mondo del lavoro. Noi spesso abbiamo degli istituti o degli istituti scolastici o delle scuole che non hanno, non riescono a connettersi con il territorio circostante. Dobbiamo implementare il rapporto tra ad esempio gli istituti professionali e il mondo del lavoro, perché chi esce da scuola deve poter, dopo un ciclo di studi, deve poter essere immesso nel mondo del lavoro attraverso i rapporti con quelle che sono le associazioni di categoria, attraverso quelle che sono le esigenze del territorio. Dobbiamo favorire questo tipo di rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Secondo noi questo è fondamentale. Questo è un paese in cui mancano idraulici, un paese in cui mancano muratori, un paese in cui mancano elettricisti, e questo è un problema serio in un momento ad esempio come questo, in cui sul 110 noi abbiamo negli anni scorsi abbiamo avuto grandi difficoltà da parte delle aziende a poter andare incontro ai lavori perché non c'era la manovalanza. Non è possibile che in un paese come questo ci sia questa carenza, e quindi dobbiamo migliorare e soprattutto accorciare la distanza tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Chiaramente la scuola deve fare scuola, ma deve anche professionalizzare. Azione Viva, che cosa Azione Italia Viva, insomma, sulla scia di quello che è stato il programma nazionale di Calenda? No, stavo riflettendo perché in realtà stavo pensando a un caso virtuoso che c'è, insomma, chi dice la Walter Tosto, che dà molta, molta fiducia agli studenti. Esatto. Settore, ecco, per esempio dell'ITIS. Di Marzio Michetti e certo, Walter quello Tosto, è proprio un esempio di best virtuoso, practice che potrebbe essere davvero seguito. E lì guardavo dappertutto, per cui adesso stavo pensando a quello. Allora, torniamo a Chiantini di Azione Italia Viva. Rimaniamo sempre in argomento, perché insomma quello che ci interessa adesso è anche fare un po' il focus un po' a largo raggio su quelle che sono le problematiche scolastiche. Io mi sono concentrata su quelli che sono i problemi infrastrutturali, le fatiscenze di alcuni istituti scolastici, la necessità di mettere a norma altri e di prevedere tutti quelli che possono essere i rischi sismici. Ma non c'è solo quello da risolvere nella scuola.
Sì, lei prima, quando ha introdotto il tema scuola, ha parlato del fatto che negli ultimi anni ogni regione decide quando aprire e ogni istituto decide quando aprire. Beh, l'autonomia scolastica. E ha evidenziato il tema dell'autonomia scolastica. Noi come centro, proprio per prendere il suo discorso, vorremmo che questi istituti che oggi possono aprire quando vogliono e spendere come meglio credono, vorremmo che questi fossero sottoposti a un criterio di valutazione nazionale, perché se tu spendi dei soldi che sono della comunità devi anche dire come li hai spesi e perché li hai spesi. Quindi la prima cosa che c'è da fare sul sistema scolastico è un criterio di valutazione nazionale su come vengono usati i nostri soldi. Però dei parametri ci sono, eh? Ci sono, ma non bastano. Secondo tema, il tema dei professori va istituito, perché il professore è il tramite fondamentale per far crescere un ragazzo oltre la famiglia. Va istituita la carriera del professore, cioè dobbiamo sapere che cosa fa un professore, come lavora a scuola, quanto tempo lavora, e vanno incentivati gli stipendi. Oggi un professore in Italia prende 1.500 euro al mese ed è ridicolo. Ed è ridicolo che una. Siamo tra gli stipendi più bassi d'Europa. Certo, e qui va certamente modificata la vicenda. E poi c'è il tema della formazione professionale che noi abbiamo abbandonato da anni, perché abbiamo immaginato tutti noi, i nostri figli, come tutti i dottori, avvocati o ingegneri, anche se in Italia si laureano pochissime persone. Però il tema delle professionalità è un tema che va rivalorizzato con senso. Poi c'è il tema delle infrastrutture, qui veniamo alla regione Abruzzo. È evidente che non è che i soldi piovano dall'alto e si possano fare infrastrutture scolastiche che costano molto. Io porto l'esempio proprio di in questi giorni: nel comune di Avezzano è stata inaugurata una scuola, perché Avezzano ha avuto accesso ai fondi del cratere post terremoto, una scuola di 850 alunni, una scuola elementare e una scuola media. E il comune di Avezzano sarà chiamato sul tavolo nazionale perché mancano soltanto due scuole e ha rifatto in 13 anni tutte le scuole della città, e l'ha fatto grazie a una sventura purtroppo che ci ha visto sciaguratamente protagonisti, con tanta sofferenza e quindi con molto rispetto, però sono stati usati bene quei soldi. Ora il tema è come vogliamo usare i soldi per i nostri ragazzi, che qualità di scuola vogliamo fare. Certo, non è solo la regione che può intervenire, perché dobbiamo essere anche seri, alcuni fondi devono arrivare dai ministeri predisposti a livello nazionale, però noi, questo sì, dobbiamo portare avanti i progetti, cercare di battere i pugni nelle porte per farcele aprire dove serve, parlare con intelligenza, con pragmatismo e senza ideologizzazione. Iannarelli, voi come volete utilizzare questi fondi per la scuola e quali progetti intendete portare avanti? Noi abbiamo dedicato nel nostro programma una parte importante per quanto riguarda la scuola, che per decenni è stata vittima di scelte sbagliate, più che altro scelte aziendali. Si è vista la scuola come un'azienda e questo assolutamente non ha portato dei risultati. Oggi la maggior parte delle persone che accedono alla scuola di secondo grado sono notevolmente condizionate dalla famiglia dalla quale provengono. Infatti vediamo che chi si iscrive al liceo molto spesso ha genitori che hanno effettuato lo stesso percorso di studi, quindi andiamo proprio tutto il contrario della scuola prevista all'interno della nostra Costituzione, che aveva consentito anche al famoso detto anche all'operaio di avere il figlio dottore. E quindi questa scelta aziendalistica della scuola ha finito per creare delle diseguaglianze che sono state aumentate soprattutto nella fase pandemica, dove c'era chi aveva l'accesso stava in diretta a distanza, aveva accesso a internet, chi aveva tre computer, quattro computer, chi poteva ne avere solo uno e aveva magari cinque figli e non poteva, dovevano fare le turnazioni. Quindi insomma sulla scuola c'è molto da fare. Per fare questo noi proponiamo una scuola gratuita dalla culla, dall'asilo nido all'università. E come si sovvenziona questo? Attraverso la fiscalità generale, che deve essere assolutamente progressiva, come dicevo prima. Una delle proposte è ridurre il numero degli studenti per classe, per esempio, rivedere un po' il sistema del biennio unico,
fare delle politiche per disincentivare la dispersione scolastica. Queste sono le basi per ottenere una scuola migliore per i nostri figli. Lei mi dà il là per fare un'ultima domanda e vi chiedo di essere telegrafici perché abbiamo veramente 20 secondi ciascuno. C'è stata una proposta di Enrico Letta al congresso di Rimini dove lui di fatto ha proposto di allungare l'obbligo dell'istruzione scolastica a 18 anni. Siete d'accordo, sì o no? Chi conosce la scuola sa che c'è bisogno per portare avanti queste proposte di una fase di sperimentazione. Sperimentiamo prima in alcuni istituti e poi possiamo parlarne. Lega, siete d'accordo con l'allungamento dell'obbligo scolastico a 18 anni? Anche io credo, e anche noi come Lega, pensiamo che su questo tema bisogna fare una riflessione, bisogna distinguere tra chi sceglie di fare un percorso e tra chi sceglie di fare un percorso più professionalizzante. Come ho detto prima, noi dobbiamo in qualche modo congiungere le scuole e quindi il mondo del lavoro con le scuole che magari fanno un percorso professionalizzante, e dobbiamo immaginare chi invece già da piccolo ha in mente di fare un altro tipo di percorso. Dobbiamo da questo punto di vista creare una fase di verifica e di studio, e poi magari si può immaginare da un punto di vista concettuale, non c'è nessuna contrarietà. Grazie. Chiantini, voi di Azione Italia Viva siete d'accordo? Noi siamo d'accordo, ma abbiamo anche detto che fino a 18 anni va bene, ma una scuola che sia viva, mi passi adesso il termine, nel senso la mattina si studia, il pomeriggio si fanno le attività didattiche integrate che oggi vengono fatte di mattina togliendo spazio e tempo allo studio. Mi permetta l'ultima battuta, ho parlato pochi giorni fa col procuratore di Catanzaro Gratteri, che ho incontrato nel Parco Nazionale d'Abruzzo, e lui diceva: io ho molti amici che sono laureati e li devo correggere quando fanno i loro atti, perché la scuola italiana oggi fa solo progetti. Noi siamo per i progetti il pomeriggio e per la mattina allo studio fino a 18 anni. Iannarelli, noi siamo assolutamente d'accordo sulla proposta del segretario del Partito Democratico, perché pensiamo... Me l'aspettavo però. Era facile. Era facile arrivarci. Sì, perché crediamo insomma che portare l'obbligo scolastico a 18 anni sia fondamentale anche per i nostri ragazzi, che magari in un'età ancora un po' adolescenziale non riescono bene ad individuare il percorso giusto da fare. Bene, grazie. Il tempo a nostra disposizione è veramente terminato. Io ringrazio tutti i miei ospiti che hanno partecipato questa sera, e quindi l'assessore alla sanità di Chieti Fabio Stella, al comune di Chieti Fabio Stella di 5 Stelle, Vincenzo D'Incecco, capolista della Lega, Alfredo Chiantini di Azione Italia Viva, e Pierluigi Iannarelli, capolista dei Verdi e Sinistra Italiano. Grazie. L'appuntamento con l'appello del candidato è per la prossima settimana. Io però vi ricordo che la replica di questa trasmissione ci sarà rivedibile questa notte a mezzanotte, insomma alle ore 24, e poi domani e sabato alle 12:30. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.